amici di TGM Treviso, siamo tornati in onda, puntata, lo dico piano, 626. Oh, ma vi rendete conto? Insomma, nonostante tutto attorno a noi, come diceva qualcuno, non gira diciamo in maniera perfetta, beh, a parte Sanremo che è finito, qualcuno direbbe meno male, i costi continuano a aumentare e anche la benzina, insomma, ha le sue problematiche. La vita non è facile, una cosa è certa, TGM Treviso, signori. Ci guardiamo, dottore, che ci presenta le due eccellenze italiane, ma ancora prima di Marco Dottore, Marco Carena con la sigla. Se non sai cosa fare, se non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare, la festa è il grande evento, la moda del momento, come ci si diverte, costa pioggia e costo vento. Se guardi TG Events, TG Events, lo scopri TG Events, lo impari TG Events, soltanto al TG Events. Ragazzi, questo programma è offerto da Galup, una bella storia italiana. Prodotti genuini, selezionati, certificati. Una collezione per ogni ricorrenza. I nostri sapori direttamente a casa tua. Buongiorno a te, buongiorno a voi, buongiorno da tutti noi. Olio Rai Neri, olio Rai Neri, ovunque siate. Cari curiosoni di TGM Television, oggi partiamo con il botto, una nuova rubrica su TGM Television. Lui al comando, Gianluigi Sarzano, una nostra cara conoscenza che finalmente ritorna in onda. Ma che cosa possiamo dirvi? Semplicemente il titolo della rubrica, Il tempo di un caffè. Stop, muto, non dico altro. Cari amici, benvenuti. Il tempo di un caffè oggi è con... Claudio Chiappucci, nato il 28 febbraio 1963 a Uboldo in provincia di Varese, ciclista professionista dal 1985 al 1998. Vinse una Milano-Sanremo, due giri del Piemonte, tre tappe del Tour de France e una al Giro d'Italia. Celebre la sua vittoria alla tappa del Tour de France del 1992, con arrivo a Sestriere dopo 200 km in fuga, considerata tra le più grandi imprese nella storia del ciclismo moderno. Wow, Claudio, mamma mia che emozione, Claudio Chiappucci, grazie per essere qua con noi, davvero un'emozione. Senti, oggi siamo in Liguria e io te lo domando, dico Liguria, che cosa ti viene in mente? Tre cose. Bene. Numero perfetto, tre. La prima. Belin. La seconda. Beh, c'è il Festival di Sanremo. Ma terza, la più importante per me, per quanto mi riguarda, e per tutto il popolo dello sport e gli appassionati del ciclismo, la Milano-Sanremo. La Milano-Sanremo è proprio quella la domanda, la tua Milano-Sanremo, sì. Quali sono le emozioni? Cosa ti ricordi? Dai. Guarda, stiamo parlando del 91, quindi sì. Emozione unica ancora oggi, perché questa Milano-Sanremo non si è più vista così. Perché io sapevo esprimere il meglio in una corsa, anche dove sulla carta non era per me. Ma siccome io avevo voglia di sfatare questi miti, ho detto io la Milano-Sanremo ce l'avevo come un sogno nel cassetto da quando ero piccolo, voglio vincere, e la vinco alla mia maniera, tale è rimasta ancora oggi dopo 32 anni. Claudio, il tempo di un caffè, ma insomma un'altra domanda viene abbastanza spontanea, io sono un coach, giro tutta l'Italia, amo l'Italia, adoro la mia terra che è la Liguria, tu la Liguria l'hai vista da più parti, so che anche te ami l'entroterra e sei spesso qua in macchina ma tanto anche in bici, cos'è che ti ha colpito o quali sono i posti che ti piacciono di più di questa terra? Diciamo che io professionalmente sono nato qua, perché il mio primo ritiro da professionista, e parliamo dell'85, wow. L'ho fatto proprio qua in Liguria, e quindi posso dire che ho mosso i miei primi passi, diciamo che ho mosso le mie prime ruote pedalando sia sul lungomare ma anche soprattutto nell'entroterra, ho scoperto dei posti magnifici, le belle salite, e poi ci sono state tante gare, perché comunque qua ho corso sia per il Giro d'Italia sia per una classica come Milano-Sanremo e come un'apertura della stagione che allora era soprattutto il trofeo della Vega. Sì, sì, l'otto. Quindi, non dimentichiamo, momento, il Giro d'Appennino. E
El Diablo, questo soprannome bellissimo, dipende dalla tua amicizia con Piero Pelù oppure arriva da più lontano? È nata casuale questa cosa, perché quando ho ascoltato la prima volta Piero Pelù, che allora non era solo lui che cantava, no? Erano i Litfiba, la prima canzone El Diablo l'ho messa insieme al Diablo che era nato sulle due ruote, quindi è venuto fuori un bel binomio. L'unica pecca ancora che esiste è che lancio un appello: devo incontrare ancora Piero Pelù. Lanciamo questo appello e facciamo incontrare il Diablo con l'altro Diablo. Se la ruota è rotonda, prima o poi ci si incontra. Il tempo di un caffè è anche il tempo di una ricarica. Tu come ti ricarichi? Beh, ognuno ha i suoi segreti, eh. Io diciamo non che... Non si può dire. Ma diciamo così, blandamente, ho fatto un patto col diavolo. Scherzando, però la verità è che... è carattere, è quello che c'è dentro. Quello che è dentro è unico nel suo genere. Io mi sento motivato da tutto quello che faccio. Grande Claudio, grande. Grazie. Davvero, è stato davvero un piacere. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. Ci vediamo a presto e magari anche con Piero Pelù. Questo me lo aspetto io adesso, lo voglio io come regalo. Però un caffè adesso ce lo beviamo. Adesso ce lo beviamo, assolutamente sì. A noi. Grazie. Il tempo di un caffè è offerto da Affida i tuoi desideri, i nostri obiettivi. Oh, siamo sicuri? Si sono appena spenti i riflettori sulla 73esima edizione del Festival La Canzone Italiana. Ma è finito il festival! Possiamo dire basta! Beh, io direi basta, possiamo dire, ma noi ci tiriamo sul morale perché abbiamo il meglio e il peggio, quello che è accaduto attorno. Non ci interessano i big, i cantanti, le interviste, lasciamoli fare a Mamma Rai. Noi abbiamo fatto qualcosa di più. Galù, che festival! Guardate, prima parte. Eccoci qua, cari amici, il vostro Federico Doc insieme a Marco Grey. Siamo qui a Sanremo per una nuova puntata del Galup che Festival. È la prima. È la prima, perfetto. Quindi ci sta, nuova puntata, prima puntata, cerchiamo persone da far cantare, giusto? Cerchiamo, perché io sono orfano. Sono orfano perché ti manca il socio, mi hanno detto, giusto? Non è venuto. Ma lo cerchiamo, guarda, io ho addocchiato un paio di persone che secondo me uno può venire direttamente bene, perfetto. Lo prendiamo, vai! Vado. Guarda che ho trovato. Eccoli qua. Buongiorno. Qualcuno, però. Io l'ho già visto. Afternoon. Ah, lei è venuto. Ma lei è venuto qua a Sanremo per il festival? No. Come no? No, io di Scotland, io ho scappato da mia moglie perché lei voleva bere a cup of tea, ma io volevo bere la gin tonic. Vabbè. Te le piacerebbe stare con noi tutto il pomeriggio? A me farebbe veramente molto piacere, sono il Castellammare di Stabia. Ma lei è un cretino! Perdere l'amore quando si fa sera. Volare! Oh. Resta con noi, Signore, la sera. Resta con noi, Signore, la sera. Basta, non so più. Ringraziamo il Signore. Grazie, Signore. Quali sono i cavalli preferiti dai vampiri? Eh beh, è ovvio, il puro sangue. Monica, come mai le batterie sono pazze? Perché sono bipolare. Brava! Che grado di parentela avete voi? Siamo tutti fratelli. Elga, cosa dice un cellulare a una cabina telefonica? Ciao nonna. Perché non è una promessa, ma quel che sarà, domani è sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. Amici, non è un personaggio, è un'enciclopedia musicale. Chi è lui? Io sono il jukebox umano di tali e quali su Rai 1. Mamma mia, veramente, in questo momento, in questo istante, danzando, danzando, danzando. Mi sono preso Fernando, danzando. Nostalgia, nostalgia, canaglia. Che ti prende proprio quando non vuoi.
Allora, buonasera a tutti i viponi e benvenuti al grande fratello VIP. Ritorno di qua perché non capisco più di ora. Ora lo sai, tu sei il mio unico grande. Ragazzi, ma è incredibile, io direi Galup, che festival! Il come? In che senso? Galup, che festival! Che festival, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Ma che mi stai, coglione? Galup, che festival! Galup, che festival, vi voglio bene! Galup, che festival! Galup, che festival, ragazzi! Galup, che festival! Galup, che festival! Questa versione genuina, popolare, underground, trash, un po' così ci piace. Questa è la cornice di quello che accade all'esterno. Bravi i nostri folli inviati, Marco, Bruno, Carlo, Federico, Marco Dottore, il nostro Marco Dottore, che ho dimenticato regia, nessuno, tutto a posto. Però dopo li rivedremo perché torneranno ancora in onda per la seconda parte direttamente dalle strade di Sanremo. Adesso che facciamo? Sanremo ha fatto anche Splash, un gruppo di suore, ha visto Sanremo, le è piaciuto Sanremo e ha pensato di prendere quella canzone e di cantarla così. Campi sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera. Tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io lavoro per non stare con te. Preferisco il rumore delle metro affollate a quelle del mare. Sono la madre Badessa. Siamo appena arrivati da Sanremo. Ragazzi, che ve lo dica a fare? Abbiamo cercato Morandi lungo e largo, ma non l'abbiamo mica trovato. E che hai trovato? Metroman. Dai. Sì, guarda, è stato fantastico. Però mi raccomando, guardate il nostro video. E un saluto grande grande al TG Event dalle suore Bologna. E mi raccomando. Cosa dovremmo cantare? Ma io lavoro per non stare con te. Preferisco il rumore delle mie affollate a quello del mare. Ma che mare, ma che mare. Meglio soli su una nave. Per non sentire il peso delle aspettative, travolti dall'immensità del blu. Splash! L'amore. Che cos'è l'amore? È un cioccolatino. E noi abbiamo mandato la massima autorità in materia, Andrea Evans, l'ambasciatore degli ambasciatori, a Milano per Chocolove. Signori, dove tutto è permesso e l'amore trionfa, il gusto dell'amore. Vai, Andrea. Palazzo Bovara, Milano, una 3 giorni dedicata al cioccolato, degustazioni e masterclass esclusive. In compagnia di Monica Meschini, lei è food and beverage expert e oggi in veste di chocolate tester. Esatto, diciamo che è la mia prima attività, l'80% della mia professione è appunto basata sul cacao e il cioccolato, poi viene il tè, poi viene l'acqua e tutto il resto, food and beverage. E il cacao a Chocolove ovviamente non poteva mancare, questo è il tema, amore e cioccolato. E allora cara Monica, qui abbiamo diversi tipi di cioccolato. Allora, prima di tutto vorrei dire a tutti, ricordatevi una cosa, il cioccolato se non ha inclusioni, cioè se non è alle nocciole, se non ha dentro pezzi di cacao o qualsiasi altro tipo di inclusione, va sciolto e non masticato. Seguiamo questa regola, lo so che l'impatto è lo mastico perché è una cosa che devo mangiare, ma la differenza tra il mangiarlo masticandolo e lo sciogliere
vuol dire percepire le sensazioni aromatiche che si sono sviluppate da un buon cacao a livello genetico e che poi sono state ben processate con una buona fermentazione e con una buona tostatura. Cioccolato e anche solidarietà. Oggi qua con noi gli amici della Fondazione Umberto Veronesi. Essere qua con Davide Comaschi, lui è un campione mondiale della pasticceria, nonché una delle menti ideatrici di Cioccolove. Ciao Davide. Ciao a tutti, buona giornata, buona serata. Com'è? Come va allora quest'anno, questi tre giorni? Come sta andando? Ma diciamo che questa è l'anteprima di un grande evento che partirà dall'anno prossimo e non ci aspettavamo questa risposta, quindi siamo veramente contenti che la gente abbia tutto questo interesse per il cioccolato e una città come Milano non poteva che essere veramente la location ideale per rappresentare proprio quello che sarà la cultura del cioccolato. Allora, intanto una curiosità, come si fa a diventare campioni del mondo? Ma campioni del mondo si diventa con sicuramente tanta determinazione, tanta passione e la voglia veramente di arrivare a portare in alto quello che è l'italianità. L'ultima cosa, un consiglio, come facciamo a scegliere un cioccolato di qualità? Un cioccolato di qualità va scelto degustandolo, ovviamente dall'etichetta che cosa si può capire? Se il primo ingrediente è pasta di cacao, massa di cacao, sappiamo che comunque già quello è un buon indicatore. Se troviamo come primo ingrediente lo zucchero, capisci che non è un cioccolato di altissima qualità. Questo non vuol dire che dall'etichetta è buono o non è buono. Comunque va degustato e quello che si sta facendo con questo evento è proprio anche insegnare a degustare il cioccolato, a riconoscere un cioccolato di qualità, sia nelle degustazioni pulite, quindi solo del cioccolato a tavoletta da degustazione, ma anche all'interno di preparazioni come per esempio le ultime due masterclass che ci sono state, dove hanno fatto un piccolo pasticceria mignon piuttosto che una torta o un dolce che stanno facendo proprio in questo momento. Ringraziando Davide per averci concesso qualche minuto del suo tempo, del suo prezioso tempo, e con questo consiglio avete capito cosa dovete fare per scegliere il miglior cioccolato. Cosa dirti? Grazie. Il cioccolato si mangia, si degusta, ma non solo, con Silvio Boselli si dipinge. E con i 10 piatti finalisti della Kermesse, da Milano è tutto, Andrea Evans per TG Evans. E adesso un nuovo ambasciatore di trasmissioni che hanno fatto la storia. Testo di Gio Barbera, voce di Marco Dottore, direttamente da Torino. Questa è la sintesi. La radio si presenta come l'invenzione che ha cambiato la comunicazione e spiega la sua storia a Torino, al Museo della Radio e della Televisione, con i 99 anni di radio al museo, nella storica sede di Via Verdi. È stato il professor Peppino Ortoleva, con il direttore del museo Alberto Allegranza, a condurre i presenti in un viaggio straordinario che racconta quasi 100 anni di storia della radio ed esplora la storia parallela della televisione. Ospitato nel centro di produzione di Torino della RAI, il museo conserva un ricco patrimonio di migliaia di documenti, oggetti e strumentazioni tecniche. Una collezione di altissimo valore, perché racconta fedelmente la storia delle telecomunicazioni. Non mancano naturalmente le strumentazioni tecniche dall'epoca di Guglielmo Marconi alla radio moderna. Inoltre sono in libera consultazione anche gli archivi digitali sulla storia della RAI e i programmi radiofonici e televisivi prodotti nella sede di Torino. E da Torino, signori, passiamo a Genova. Grazie a Lorenzo Beccati per Alza il volume. Parliamo di libri. Nel contesto parliamo di libri scritti da scrittori genovesi, quindi Genova. Eccoci qui, Alza il volume. Oggi al profumo di pesto. Infatti parleremo di due autori genovesi. Il primo si intitola Il serpente e il faraone, di Marco Buticchi. Ebbene, già dal titolo si intuisce una grande cavalcata nella storia, partendo da uno dei più grandi tesori mai scoperti, la tomba di Tutankhamon. Il secondo libro è di tutt'altro genere, lo ha scritto Elisabetta Villaggio, figlia del grande Paolo Villaggio, e si intitola Fantozzi dietro le quinte. Ecco, qui
ci racconta la figlia, appunto, un rapporto molto privato, la vita di questo grande, grande comico che ovviamente manca a tutti noi. Bene, ci sentiamo alla prossima. Alza il volume. E dopo una sana lettura torniamo al festival, quello che è rimasto, i rimasugli, la frattaglia, cioè il peggio del peggio che i nostri inviati potevano produrre. Signori, una sicurezza c'è, Galup che festival, e questa è la sintesi, l'ultimo. Sono qua con Federico. Perfetto. Federico Doc number one. E adesso però, per lanciare l'edizione, io darei la parola al mio amico McGray. Wake me up before you go go. E allora io quasi quasi prendo il treno, vengo, vengo da te. Cose rosse per te. Ho comprato stasera. Bacio, bacio! Jesus, my reality, the only kind of real. Galuff, vai di corsa al festival, al galoppo! Bella frate, ti dico solo che le tue rime fanno ride, fai solo cabaret. Allora! Galup che festival! Basta che dica un amore romantico per l'amore, fanti un successo. Metti la sirena. Galuppi, che festa! Galuppi! Qual è l'auto preferita dai pinguini? Beh, la Polo. Brava, hai vinto un bel panettoncino Galup. Che festival! Qual è il colmo per un televisore? Andare in onda! E abbiamo veramente un ospite incredibile, è il grandissimo tenore Gaetano. Eccomi! Ciao. E attenzione! Li abbiamo negli eti conici che la bellezza infiora. Grande! Ma Gaetano numero uno! Lei mi ha tradito 8 volte, ma io l'ho perdonata tutte le 8 volte perché io l'amo. Io l'amo. Sei un grande! Oh, quattro volte era con me, 4 volte era con lui. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, grazie! Ciao, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. E come per incanto la puntata numero 626 finisce qua. Qua e proprio qua, ma noi ci rivediamo la settimana prossima, sempre sorridenti, eleganti, carini, attenti. Nel frattempo vi ricordiamo che siamo online, è H24, tgavezzi.it, se volete scriverci, fatto quando volete, info@tgavezzi.it, abbiamo un brutto vizio, purtroppo, rispondiamo a tutti. E poi siamo social, Facebook, Instagram, Facebook, se siamo social, socializziamo. Bene. Ci siamo! Copia, incolla. Ma questo è il mondo del social. Condividi. Quindi parliamo di Facebook, Instagram. Invia video. Ma tu ti senti pronto così vestito? Prontissimo. Allora sono pronto anche io. E dopo essere fortemente social, voglio lanciare un messaggio, un monitor a tutti gli imprenditori italiani. Cari amici, ovunque vi siate, che lavorate nelle vostre scrivanie, nei vostri uffici, nelle vostre aziende, guardate TG Events, sostenete TG Events, sosteniamoci. Una vetrina per noi, ma anche una vetrina per voi. Quindi collaboriamo, è semplice. 0182 55 4886, info@tgevents.it. Voi ci chiamate, noi rispondiamo, noi corriamo e poi collaboriamo. Diventate come queste due aziende che stanno per arrivare, che sono meravigliose. Due eccellenze, due super eccellenze. Signori, alla prossima. Ciao. Maragnao. Buongiorno a te, buongiorno a voi, buongiorno da tutti noi. Olio Rai Neri. Olio Rai Neri. Ovunque voi siate. Galup, una bella storia italiana. Prodotti genuini, selezionati, certificati.
una collezione per ogni ricorrenza. I nostri sapori direttamente a casa tua. Se non sai cosa fare, se non sai dove andare, se non vuoi restare chiuso in casa a sbadigliare, la festa è il grande evento, la moda del momento. Come ci si diverte con sta pioggia e con sto vento?